Ciao, Skill Europa mi ha mandato una sega circolare da provare. Quindi, seguimi se vuoi conoscerne le caratteristiche e capire come funziona. Allora, questa è la macchina. l'imballo ballo mi è arrivato così. Dunque, vediamo subito come si presenta all'interno. Ovviamente io l'ho già utilizzata, quindi non è immacolata. Eh, l'ho voluta già utilizzare perché eh, mi piace parlare di attrezzi che ho usato e eh, non di attrezzi nuovi di ZEC mai visti? Allora, il contenuto della scatola, della sua scatola, è semplicemente l'elettroutensile e la guida laterale per poter fare tagli paralleli fino a una certa larghezza. E poi ovviamente il libretto di istruzioni e tutto quanto che in questo momento non mi ricordo dove l'ho messo. Con l'elettroutensile viene fornito già di serie una lama a 18 denti come riporta la scritta. Diametro della lama 184 mm e il foro della lama è da 16 mm. Ci tengo a precisare che questo elettrotensile è di fascia obbistica, quindi la recensione che gli farò, anche le prove, terrò appunto conto che è un attrezzo di fascia obbistica. Questo tipo di seghe circolari manuali si chiamano AK oscillante. La K appunto è questa, quella che va a coprire la lama, che ha una molla di ritorno e permette appunto di eh, evitare un contatto accidentale della lama sia quando, lo, quando si appoggia l'elettrotensile su un piano che le mani ovviamente nel momento in cui si spinge la sega verso il materiale da tagliare la cappa si ritrae. Motore da 1350 W, un buon motore. Lama generosa permette una profondità di taglio di ben 65 mm, quindi 6 cm e mezzo alla regolazione massima in profondità, appunto. Angolazione di taglio registrabile tramite questa manopolina da 0 a 45 ⁇ mentre la battuta laterale si fissa in questo modo, da questo foro vengono espulsi eh, polveri e truccioli e è possibile attaccare a questo foro un comune aspiratore per poter raccogliere queste polveri e non disperderle all'interno del luogo di lavoro. Sulla parte anteriore ha questa plastica trasparente. La linea tratteggiata indica la linea da seguire in caso di taglio a 45 gradi. La linea continua indica la linea da seguire con taglio perpendicolare, quindi a 0 gradi. È possibile registrare questo indicatore, cioè l'apposita vite, per poterlo regolare. Sempre qui, sulla parte anteriore, presenta una vite con cui è possibile regolare la perpendicolarità della lama rispetto al piano, quindi lo zero. Dunque, sul lato sinistro c'è questo pomellino che permette l'abbassamento della suola, di conseguenza, la fuoriuscita della porzione di lama dalla stessa suola mi dà l'opportunità di controllare la profondità di taglio. C'è una scala graduata, ovviamente, e i valori sono espressi in millimetri, quindi, orientativamente, ci si può regolare. Basandosi su questa scala graduata che va da 0 a 65, quindi da 0 a 65 mm, allora l'impugnatura risulta molto comoda col pollice comanda lo sgancio dell'interruttore senza intervenire su questo pulsantino non è possibile azionare l'interruttore ha due impugnature perché appunto questo tipo di seghe qua è sempre bene utilizzarle impugnandole con tutte e due le mani nonostante l'elettrotensile è di fascia obbistica è provvisto di ben eh, 3 metri di cavo di alimentazione con questa lunghezza di cavo abbinata all'aspirapolvere ho un buon margine per operare in tutta comodità adesso direi di fare qualche prova di taglio sia su legno massello che su semilavorati tracciato una linea lungo la costa di modo che mi dia appunto un riferimento da seguire con questo visore diciamo visore trasparente su cui come ti ho detto prima c'è una linea continua che mi indica lo zero quindi il taglio perpendicolare ora essendo il tavolone da 52 posso tranquillamente impostare una profondità massima appunto massima consentita quindi 65 mm Dunque, ora che sono arrivato quasi a metà taglio, ti voglio spiegare una cosa. Questo tipo di seghe qui a capo oscillante generalmente sono prive di cuneo divisore dietro la lama, allora, durante il taglio del mio massello, si liberano tensioni interne eh, tra le fibre come il legno ha eh, stagionato creano queste tensioni interne fra le fibre quindi tagliando appunto queste fibre queste tensioni si liberano se ne creano altre e è possibile come che il legno può svergolare oppure può chiudersi se chiude può pinzare la lama non avendo cuneo divisore c'è cioè il pericolo che la eh, lama imprigionata questo tipo di seghe qui sa cosa fa tende a saltare qui ho iniziato il taglio mano a mano che ho proseguito sono arrivato fino a qui Qui, vedi, c'è ancora lo spazio netto della lama, ma qui dove ho iniziato il taglio, come puoi notare, la tensione che ho liberato tende a chiudere. Quindi, per evitare il sobbalzamento della macchina, perché il legno si chiude appunto sulla lama, è bene mettere un cuneo di legno o qualcos'altro che tiene divaricato il taglio finché non lo si è terminato. Ora voglio vedere come si comporta con un taglio in troncatura. Dunque, la macchina si comporta bene, abbastanza rumorosa. Ma è dovuto anche all'elevato numero di giri che fa, compie 5.000 giri al minuto. Ho notato che eh, non perde di giri. Come tutti questi modelli qua caposcillante, essendo che rimane molto aperta qui, molte delle polveri create in fase di taglio si disperdono, non riescono a essere aspirate dall'aspiratore, ma è una cosa dovuta a quasi la totalità di questo tipo di di sega circolare perché non ha avuto problemi col taglio lungovena non ha avuto problemi perché oltre al motore che è da 1.350 watt è abbinata una lama da 18 denti quindi essendoci molto spazio fra un dente e l'altro riesce a scaricare bene il trucciolo di conseguenza lavora bene come è possibile farlo con un'altra tipologia di seghe circolari è possibile farlo anche con queste eh, ovvero fare un taglio ad affondamento che ne so, all'interno di un pannello senza per forza partire dal bordo bisogna tenere qualche precauzione e eh, avere un certo livello di esperienza però è possibile farlo ora ti mostro la tecnica per eseguire questo tipo di taglio devo tenere la sega in questo modo aprire, sollevare la cappa indirizzare la lama sulla linea di taglio che mi sono disegnato quindi basta poggiare la parte frontale della suola al pezzo che voglio tagliare quindi sul piano poggiare i denti risollevare azionare il motore e far affondare leggermente la macchina fino al suo completo appoggio sulla suola E questo è un esempio di un taglio, chiamiamolo cieco, ovvero che non parte dal bordo del pannello, ma all'interno e in questo caso non lo so se io su questo pannello dovessi incassare qualcosa in un attimo mi faccio questi quattro tagli l'unico vincolo mi è dato dalla misura della lama piena sporgenza quindi diciamo che da qui a qui ci devono essere almeno 200 mm questa che ti ho appena mostrato è una tecnica da utilizzare dopo aver acquisito una determinata pratica con l'uso soprattutto di questo tipo di elettrotensile allora in sostanza la macchina è di fascia obbistica però per essere di fascia obbistica è fatta bene, funziona bene, ha un buon motore, ha una buona capacità di taglio. Bene con questo terminato, allora in descrizione video troverai il link che ti porta sul sito della SKILL dove trovi tutte le caratteristiche di questa macchina e se lo trovo ti metto ovviamente anche il link di Amazon per conoscere il prezzo. Io ti saluto, ci sentiamo al prossimo video, stammi bene, ciao!